Bella a tutti ragazzi e benvenuti nel 22esimo episodio della nostra Master League con Livorno su PES 4. Signori, scorso video abbiamo ottenuto la promozione e anche la vittoria della Coppa, quindi abbiamo preso tanti bei punticini, come potete vedere nei fondi, e siamo messi abbastanza bene. Siamo nel momento del mercato. Siamo al momento del mercato. Ho messo tre partite amichevoli che forse ho esagerato, potevamo metterne anche solamente due, però va bene, però va bene. Detto questo, signori, prima di partire il video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i presenti e per il supporto. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale così riusciamo a crescere tutti quanti assieme. Andiamo con le trattative, signori. Allora, vediamo un attimino. Cerca, se io faccio ricerca rapida, lui cosa fa? Io non ricordo più un attimino come confronta. Perché tutti questi vorrebbero venirci. Se non prendo qua non è possibile. Porca miseria, se ci sono le partite non posso fare il mercato. Ma vaffan bagno, che cazzo ho fatto? Ho perso un sacco di giorni di trattative praticamente. Bene, ho fatto un fail terribile, signori. E quindi niente, andiamoci a giocare la prima partita contro il Rennes in amichevole. Stoppiti, io volevo iniziare, volevo fare il mercato e non me lo fanno fare. Va bene, va bene. Allora, Utaka Rossetti, no, Utaka qui. Allora, Utaka qui, Unorgas lo dobbiamo mettere al posto di qui, c'è Mitaro, al posto di Del Tongo andiamo a mettere Daniele Vicius. Sono tutti belli carichi a pallettoni, sì, andiamoci a giocare questa amichevole, signori, niente. E purtroppo volevo iniziare il mercato e invece non è stato possibile. Saluto a tutti. Mannaggia, dobbiamo giocarci la partita con Ren, che poi potevamo mettere anche tempo di durata della partita minore rispetto al normale, però va bene, super. Ormai siamo qui, signori, siamo qui. Vediamo se questo schema continua a funzionare, perché le ultime due partite abbiamo fatto lo sfracello, signori, con questo schema. Con questo schema. E con questa nuova disposizione in campo. Con questa nuova disposizione in campo, con Utaka trequartista e Unorgas davanti alla difesa, abbiamo un attimino asfaltato. Abbiamo asfaltato il Siviglia. Amelia, Lulo Gomez. Abbiamo asfaltato il Siviglia in finale di Coppa di seconda divisione. Ci siamo anche qualificati. Attenzione, Utaka. Bellissima la palla per Ciaramitaro. Ciaramitaro. L'ha toccato il portiere? L'ha toccato il portiere? Però era sul palo. Va bene, va bene. Parte il traversone al centro. Molto forte e violento. Dai! Che cazzo la fanno? È riuscito a prenderla lui di testa. Bello così. Difendiamo, difendiamo. Grandoni. Allora, signori, se la squadra così dovesse funzionare. Quindi anche un Utaka lì trequartista mi dovrebbe. Bruttissimo fallo su Ciaramitaro. Su Ciaramitaro, buttalo fuori, cartellino giallo. Nei commenti mi avete scritto che un ragazzo ha iniziato la carriera. Aspetta. Parte il traversone in porta. Pallone alto. Ha preso la mia stessa squadra di Livorno, solo che gioca con 5 stelline. E ha comprato Babangida e Thierry Henry. Allora, però se non ho capito bene non è riuscito a ottenere la promozione il primo anno. Allora, gli obiettivi di sicuro, signori, su appena riusciamo a fare un attimino di mercato, io vorrei comprare, sì, un esterno che corra, perché Calamitaro da una parte mi dà sicurezza, ma da questa parte chi ci abbiamo? Ci abbiamo Gambardoni, che non, Gambardoni, no, Gambardoni per quando abbia lottato su questo pallone, ma no, Gambardoni mi sa che deve andarsi a fare un giro da qualche altra parte. Attenzione, Ciaramitaro. Poi mi piacerebbe un attaccante con la A maiuscola, perché allora Daniele Vicius mi piace, almeno nelle ultime di campionato si è dimostrato un buon elemento, un buon elemento. Ciaramitaro, un buon elemento, signori, però è vecchiotto. Rossetti. Proprio lui, Daniele Vicius, che riesce a girarsi. Daniele Vicius fa fuori il suo diretto avversario, tenta il tiro. Parata del portiere. Quindi potremmo cercare un attaccante un pochino più giovane.
un attaccante un pochino più giovane. Avevamo puntato a gennaio, per chi se lo ricorda e chi già da lì seguiva la serie, Obafemi Martins, che poi non è voluto venire. Abbiamo pensato a Rooney, che dovrebbe essere ancora disponibile, che però non è neanche lui è voluto venire. Dove cazzo non la fa? Il campo è finito, zio. Ha un certo Rooney, che però anche lui non è voluto venire. Però sono Utaka, 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 concentrati sul gioco, signori. Rossetti, Rossetti cerca in profondità per Daniele Vicius. Che cazzo era? Fuori gioco, ma di quanto? Di niente, mannaggia di una miseria, di niente, di niente. Quindi va là, va là, va là. Vediamo un attimino. Perché Daniele Vicius è un attaccante buono. Perché? Perché comunque è alto, quindi comunque è alto e tiene fisicamente. Parte il traversone al centro. Attenzione! Tiro la mannaggia di tua sorella! Perché 3 ore per fare uno stop e un tiro? Taka mio! Più reattivo, ragazzo. Sarebbe meglio avere dei giocatori, magari giovani, che possono anche crescere, più che un Daniele Vicius che, ok, ci fa comodo in quella fase di campo. Mannaggia, 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 mannaggia. Però lascia perdere, tiene il tempo, perde il tempo che trova, perché comunque non può crescere. Vacci, vacci Utaka mio, Utaka, Utaka, Utaka. Dai, che brutto fallo, ma buttalo fuori questo falloso. Ma che come cazzo, Unorgas, Unorgas. Io ti sto dando fiducia e tu mi ripaghi così, Unorgas mio. Mamma mia, che pallonata che si è preso sul petto. Daniele Vicius, guarda come tiene fisicamente Daniele Vicius, signori. Appena l'ho detto ha perso il pallone, mannaggia. Mannaggia a me quando parlo. Sono molto più rilassato. Sono decisamente molto più rilassato oggi che stiamo giocando contro il Rennes, perché non ci stiamo giocando niente. E questa è un'ottima cosa, non ci stiamo giocando niente. Ma non era fallo? Beh, se non si propone nessuno, però, cazzarola di una miseria, a chi la devo passare? A chi la devo passare? Dai, ma non era fallo. Ma che fallo vede st'arbitro? Quest'arbitro che falli vede? Cioè, sono spallette regolari. Stiamo giocando più rilassati e calmi. Dai, Chanamitaro, dai, Chanamitaro, dimostrami che ci puoi stare in questa squadra grande, Chara. Chara, sì, Chara ci può stare in questa squadra, signori. Parte la devoluzione. Lenta, buona. Guadagniamo un calcio d'angolo. Parte il traversone al centro. Macchi, Rossetti, Rossetti per Vargas. No! Utaka cosa si è mangiato? Utaka cosa si è mangiato? Utaka cosa si è mangiato nei minuti di recupero? No, c'era. Finisce il primo tempo, signori. Finisce il primo tempo. 0-0. 0-0. Nessuna emozione in questo primo tempo. Però va bene, però va bene. Comunque, molto probabilmente, signori, per questo video faremo solo la partita. Nel prossimo magari inizieremo il mercato e poi nel prossimo sì, inizieremo il mercato cercando di portarci a casa dei giocatori, perché se no c'è, ma non gli dà il vantaggio? Vabbè. Non capisco, mi esce il pallino giallo del vantaggio, però non recupero subito il pallone e non gli dà il vantaggio, quindi c'è qualcosa che non funziona alla base, però va bene. Un orgas. Un orgas, un orgas, un orgas, un orgas. Ma porca. Va bene, va bene, va bene. Comunque, signori, col Ren stiamo veramente giocando bene. Considerando che Utaka! Che piedi torti, Utaka mio, che piedi torti che c'hai. Mamma, come ti cambierei, Utaka. Ai ai.
È che non penso che riusciamo ad avere tutta questa disponibilità di mercato, signore, per cambiare pure Utaka. Utaka mi sa che l'anno prossimo ce lo dobbiamo ottenere. Quindi, attenzione. Un Orgas, che sulla carta era veloce. Mannaggia! Ma va, il portiere ha fatto in pieno il suo dovere. Chi è che si è fatto già Lombardo? Lombardo e Gallabardoni sono. Certo, dovremmo anche cercare dei difensori nuovi, signori. Sbam! No, già Lombardo! Cazzarola fa, già Lombardo mio. Allora, Babangida? No, no, no. Babangida non lo andremo a prendere, signori. Per quanto può costare poco, per quanto può essere un buon innesto, che soprattutto, come abbiamo detto, sulle fasce ci servono giocatori che corrono. Babangida no. Babangida no, Babangida no. Che cazzo la fa il tip tap? Glielo facciamo fare pure, glielo facciamo fare pure. Grandissimo Daniele Vicius che è riuscito a ripartire. Dani. Guarda come mi segue, non mi lascia libero questo qua. Attenzione, Daniele Vicius si riaccentra per Utaka. Qualcuno spiega a Utaka come si stoppa un pallone, un cazzarola di pallone. Vabbè, dai, porca miseria, l'abbiamo asfaltato. Cartellino giallo per Pfezel. Dai, ho capito, gioca, gioca, dai, gioca, dai, 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 concentrato, concentrato. Dai. Ci riesce a intervenire qualcuno? Oh, grande, 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 grande. È fallo, appunto, grande, grande Utaka. Utaka a me, signori, da trequartista, mi piace. Mutaka da trequartista, signori, a me. Come ha fatto che gliel'avevo presa palesemente? Gliel'avevo presa palesemente con l'intervento in scivolata sta palla. Utaka, 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 Utaka. Grandissimo Utaka, guadagna un fallo. Fallo guadagnato. Grande Gambardoni. Tanto Gambardoni. Possibilità per il primo gol. Gambardoni. Niente, Un lungo pallone sulla destra. niente da fare, niente da fare, niente, niente, niente. Trasporta sulla sinistra. Continuano loro a Corre. giochicchiare. Noi torniamo ad avere problemi sotto porta. Stiamo entrando nel Torniamo ad quarto avere. minuto. Madonna, mamma mia, che fallo che l'abbiamo fatto. E la presa non ha fischiato, bellissimo. Scegli un lungo lancio in avanti. Rossetti, 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 Rossetti. Sembra fosse al limite dell'area di rigore. È No, è rigore? fuori area. Ma va, era rigore Riusciranno a nettissimo. sfruttare nel modo migliore questo calcio di punizione. Buon tentativo. Ah, troppo alto. Ha sbagliato di un Di solo. quanto è uscita? Di poco, di poco, di poco, di poco. Deve essere calibrata meglio. Però abbiamo tenuto il campo, signori. Mi è comunque piaciuto questo Livorno. Non abbiamo sofferto più di tanto. Non siamo riusciti a Destra creare nemmeno Pellegrini. più di tanto. Però, attenzione, Utaka, 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 Ancora Utaka, lancio lungo in Utaka, Utaka, Utaka corso. Cerca di per passare Rossetti. Pellegrini. Non riescono ad intendersi. Mannaggia. E la palla fuori. Mannaggia. Se l'avessimo fatto. Chi c'è? Hanno intercettato il Ma passaggio. Karlström. vabbè, va, cioè, i miei sono in modalità vacanza, signori. I miei sono decisamente in modalità vacanza. Lungo lancio sulla fascia destra. Azioni troppo di prima, i miei Pellegrini si impappinano. può farcela, può Azioni troppo finire di così. prima, i miei si impappinano. Ma Tiro che. straordinario, Non ci posso credere, non c'è che cazzo di gol che abbiamo preso, signori. Dai, ho sbagliato io a mancare i tasti all'86esimo. Ma che cazzo di gol abbiamo preso? Adesso sicuramente Dai. andiamo in recupero, vero Mauro? Se fossi uno scommettitore, punterei tutto sulla loro vittoria adesso. È Ma dai, sufficiente. all'88esimo. È una punizione di prima.
Ma, e vabbè. Tanto sono rimasti in Serie B loro. Sono rimasti in Serie B. Quindi fargliela vincere questa partita. Almeno hanno questa soddisfazione. Il calcio d'angolo? No, è un tiro. Mi spiegate come cazzo l'ha fatto a tirare così? Ah no, calcio d'angolo, ok. Parte, traversa il pallone, gira al centro. Nega ancora, lo mette giù. Unorgas, Gambardoni, Gambardoni. Cerca Utaka, 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 Utaka. Gira su se stesso, Utaka, Utaka. Rigira due volte su se stesso, Utaka. Vabbè, dopo questa proprio meritavamo la sconfitta, signori. Meritavamo la sconfitta in amichevole. Livorno che viene dalla vittoria in coppa e poi si perde in amichevole contro il Rennes. E va bene. Per un gol stupido, perché ci siamo messi a fare tiki-taka praticamente davanti all'area di rigore in maniera stupida. Però va bene. Dettagli, dettagli, dettagli. Dettagli. Allora, vediamo ora come funziona. Se lui già mi dà. Ah, giustamente, non ci portiamo a casa nessun punto. Mannaggia la miseria. I nostri salgono un pochino. Pevsel, già Lombardo, Del Tongo inguardabile. Ciaramitaro, Gambardoni, Unorgas migliora, dai Unorgas, Utaka non vuole sapere niente, Rossetti sta migliorando, va bene, dai, dai. Ora si parte con le trattative, signori, ma per questo video mi fermo qui, nel prossimo inizieremo le trattative, vediamo di portarci a casa qualche giocatore e ci andremo a giocare l'altra amichevole. Quindi sì, ora lui salverà a piacere suo. Ecco, infatti lui era mai salvo a prescindere, anche se io non gli dico niente, lui salva, fa bene, bravo. E va bene così, va bene così. Modifiche di contratto, ma di chi? Che vuol dire? Cambia condizioni contrattuali. Vabbè, questi li vedremo poi nel prossimo video, signori. Non oggi, non oggi. Detto questo, io vi ringrazio per questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i presenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!